finito la quadrilogia di Zaffon, la tetralogia detta del cimitero dei libri dimenticati. E meno male che il gioco dell'angelo l'avevo lasciato per ultimo. Adesso vi spiego perché, anche se in ultima pubblicazione sarebbe il secondo, perché è molto molto diverso dagli altri tre. Vi ho già detto a proposito degli altri romanzi di questo grandissimo ciclo di libri e librai e scrittori e personaggi e scorci di Barcellona, tutti meravigliosamente tratteggiati e dipinti, le persone, i luoghi, le emozioni, i sentimenti, tutti usciti da questa penna fantastica di questo splendido scrittore spagnolo che è Safon, non c'è un ordine in cui leggere i quattro libri. Io ho proceduto così, primo, quarto, terzo, secondo, e mi sono trovata bene. Quindi L'ombra del vento, Il labirinto degli spiriti, Il prigioniero del cielo, infine questo, Il gioco dell'angelo. In comune tutti hanno la prosa superba, il linguaggio immaginifico, la capacità di passare dal dramma al commento ironico in modo plastico, lieve. Io ho un debole per le descrizioni e le immagini di Safon, lo sapete già, non vi dilungo, vi rimando ai video precedenti. Ora, dicevo, meno male che questo l'avevo lasciato per ultimo, perché io non so se avrei letto gli altri dopo aver letto questo. Vi spiego. Questo Il gioco dell'angelo è scritto benissimo come sempre, però è decisamente gotico. Non trovo un altro aggettivo più giusto di questo. È la narrazione in prima persona delle vicende di David Martin, personaggio che abbiamo già conosciuto bene, sappiamo già alcune cose di lui dal Prigioniero del Cielo. Quando uno dei personaggi chiave, il mitico Fermin, racconta di un periodo trascorso drammatico, percorso in carcere, nomina spesso questo Martin, che tra l'altro era amico della mamma di Daniel Sempere, il libraio, la mamma Isabella, e ci racconta Fermin di questo Martin, ci racconta dei suoi deliri, dei suoi monologhi in cella, i sospetti della sua follia, della sua proiezione di una parte di sé oscura su un personaggio che forse non esiste neanche ed è un parto della sua fantasia tormentata, forse, non si sa, non si capisce bene. Il problema è che leggendo Il gioco dell'angelo non chiarisci praticamente niente, anzi, le tracce di quanto riferito nel Prigioniero del Cielo si complicano ancora di più. È chiaro che quanto narrato in questo libro non è la realtà, è una parentesi al limite dell'onirico, del surreale, del folle, di cose che sì, sono accadute, però in un modo diverso, perché noi sappiamo cosa succede dopo nella realtà. Cattura molto. Tutto è tranne che noioso questo libro, anzi il turbine della follia che sospetti, pagina dopo pagina ti prende tantissimo. Si sfogliano le pagine con voracità per sapere che cosa accade dopo, soprattutto perché appunto se si è già letto di Martin in prigione anni dopo, si colgono già tutte le incongruenze, ecco la follia, tra quanto lui stesso, voce narrante qui, dice che è successo, e il modo completamente diverso in cui sappiamo che sono andate le cose e le cose vanno a finire, come sappiamo dal seguito della vicenda. Anni 20, siamo negli anni 20, Barcellona ovviamente, un giovane scrittore che ha alle spalle un'infanzia veramente disgraziatissima riceve un'offerta assurda, 100.000 franchi francesi da questo personaggio misterioso e sfuggente che gli commissiona di scrivere un libro maledetto. Man mano chiunque si avvicina alla verità o c'entra qualcosa, ammesso che ci sia una verità, poi viene ucciso per mano di chi non si sa. In qualche momento pensi che l'assassino possa essere Martin stesso, schizofrenia, follia pura. Certo è che quella di David Martin è un'anima affascinante, ma soprattutto malata e tormentata all'inverosimile. La cosa intrigante è che questa affascinante, ancorché oscura e per certi versi disturbante incursione nella mente malata di Martin non è sufficiente a chiarire, come dicevo, cosa sia successo davvero. Non salta fuori in realtà neanche nel romanzo successivo, eh? Però questo è l'intento di Safon, è evidente, perché in ogni caso l'unico personaggio di questo mondo letterario che avrebbe potuto fornire la propria versione dei fatti, quella vera, quella reale, sarebbe stata Isabella, la mamma di Daniel Sempere, che però muore molto giovane.
Quanto sappiamo di lei da questo gioco dell'angelo, in cui lei è la giovanissima assistente dello scrittore Martin, poi sposa Sempere, dà alla luce Daniel, tutto quanto, sono tutte cose veramente accadute, ma mediate qui dalla follia dello stesso Martin. Quindi, a parte i punti fermi che ho appena elencato, non sai bene quanto ci sia di vero e quanto di immaginato. Il resto lo apprendiamo nel Prigioniero del Cielo, però è la fine della vicenda umana di Isabella. E i coni d'ombra sono talmente ampi da inghiottire parzialmente anche il resto. Ecco, adesso che ho scoperto questo lato più gotico e inquietante di Safon, non so se avrò il coraggio di affrontare l'altra serie, la cosiddetta Trilogia della Nebbia. Vedremo. Alla prossima storia.